Siamo con Mario De Vivo, questa oggi inizia la 12ª edizione del Festival del Cinema Indipendente. Per te, tu ne hai fatte già abbastanza? Sì, io ne ho fatte 6, questa è la 7ª, ma soprattutto credo che è un merito se questo festival ancora una volta, per volere della provincia, di questo bisogna rendere merito sia all'amministrazione provinciale sia a Geppe Inserra, che insomma è il vero tutore di questo festival, di aver ancora una volta creduto e di aver lasciato uno spazio, seppur con numerose difficoltà economiche, per questo che io credo debba essere seguito come un avvenimento, ma devo dire che queste prime giornate ci stanno dando ragione e la cosa ci fa notevolmente piacere. Ecco, ne parlavamo prima anche con Geppe Inserra, bisogna fare forse di necessità virtù, cioè visto che ci sono meno fondi rispetto a qualche anno fa, forse è il caso di lavorare di più sulla rete con gli altri festival locali, di lavorare su questo. Sì, ma noi l'abbiamo già fatto, d'altra parte la parte estiva di questo festival nasce tra Vieste, Rocchetta, San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Bovino, che sono dei festival che si dedicano ai cortometraggi e che noi abbiamo abbracciato non soltanto da un punto di vista umorale ma anche economico, per rendere insomma il più ampio possibile questo discorso legato al Festival del Cinema Indipendente di Foggia. Poi il fatto di aver voluto il festival ancora più radicato nelle vie centrali, sia con i film alla Sala Farina, sia con le proiezioni per le scuole all'Altro Cinema, che con il dopo festival qui nei locali del centro storico, è una volontà che speriamo non sia l'ultima, di ribadire il concetto che Foggia è quasi obbligata a seguire il festival, perché il festival racchiude una zona di Foggia assolutamente centrale e importante per la stessa città. Un'ultima battuta, tu hai visto i film? Sì. Ce n'è uno che ci puoi in qualche modo consigliare senza... Allora, io normalmente, così come anche negli altri anni, li vedo tutti, quindi ho visto sia i 42 film arrivati per essere eventualmente inseriti in concorso che i 64 cortometraggi. Dei 9 scelti, ognuno ha una storia diversa. Personalmente, lo dico in silenzio, ho molto gradito un film straniero che è una produzione norvegese irlandese che si chiama Parked, e spero insomma che abbia un seguito anche in sala, perché è un film che io ritengo sia veramente bellissimo. Grazie. Grazie a te.